assicurazione al sindaco che non sarebbe successo più niente. Siamo qua l'amministrazione, tutto il consiglio comunale, a rappresentare la preoccupazione, il disagio, il panico, diciamo pure, di tutta la comunità, di tutti i bambini, di tutte le famiglie, perché ci sono state altre fughe. Quindi questo discorso è intollerabile, perché dimostra il fatto, come dicevo poc'anzi, che la struttura non è idonea, non è sicura, e quindi ciò giustamente provoca preoccupazione in tutta la comunità. Siamo in mente, con la collaborazione di tutta la popolazione, di organizzare una manifestazione pacifica, ma dobbiamo far sentire la nostra presenza, sentire le nostre ragioni, perché è opportuno che tutelare, ripeto, la nostra comunità. Sono due notti che non dormo perché controllo continuamente il giardino di casa nostra. L'altra sera, all'1:30 di notte, io me li sono ritrovati che stavano scavalcando. Non sono riuscita ad entrare a violare la nostra proprietà privata solo perché mi sono messa ad urlare, ma non è possibile che i miei diritti umani, la mia libertà, deve essere violata perché non sappiamo fare accoglienza. Io sono per l'accoglienza, va bene accogliere, è giusto accogliere chi ha bisogno, ma no in questa maniera. Bisogna sapere accogliere, bisogna sapersi organizzare e innanzitutto organizzare l'ordine pubblico e tutelare la città. Cittadinanza che è presente in questo territorio. Signora, lei è molto arrabbiata. Moltissimo arrabbiata, perché io ho fatto questa casa 40 anni che ci combatto qua. Ora me li visero qua davanti, E noi siamo qua mezza razzata. Tutti mezza razzata siamo. Noi siamo tutti mezza razzata. Tutti povera gente. Perché l'abbiamo scontato il pane. Germania! Fuori, di qua, di là, per farci una casetta. E allora si vedono tutta questa libertà. Chi gliela dà? Che siamo il comunismo, siamo democrazia. Questa è la democrazia. Questa è la democrazia. Maschi.